capitolo italiano Creative Commons and Wikimedia Italia. Dottoressa Yolanda Penza, presidente Wikimedia, la vedo collegata, mi sente? Non, l'audio? Buongiorno. Perfetto, allora mi sente, può... sono presenti anche l'avvocato Deborah De Angelis, capitolo italiano di Creative Commons Italia, Maurizio Codogno, Wikimedia Italia, e Federico Leva, Wikimedia Italia. Mi raccomando i 20 minuti tra spiegazione e poi interventi. A voi la parola. Grazie. Condivido subito le slide. Ecco, buongiorno. Mi chiamo Yolanda Penza e sono la presidente di Wikimedia Italia. Sono con i colleghi Maurizio Codogno, Federico Leva e Deborah De Angelis di Creative Commons. Noi rappresentiamo due grandissimi movimenti globali. Wikipedia, Wikimedia e Creative Commons sono ormai dei colossi di internet con 20 anni di storia. Creative Commons ha oltre 2 miliardi di contenuti rilasciati con le sue licenze libere. Wikipedia ha oltre 2 miliardi di accessi ogni mese, una visibilità immensa per milioni di contenuti liberi in centinaia di lingue. I nostri contenuti sono aperti, open, e questo significa che sono a disposizione di tutti anche per fini commerciali. Noi rappresentiamo delle immense comunità che vogliono che il pubblico dominio sia in pubblico dominio, così come dice la direttiva europea sul diritto d'autore e diritti connessi. Chiediamo semplicemente che la normativa italiana si adegui a quella europea senza aggiungere ostacoli. Un ostacolo è il codice dei beni culturali. A causa del codice, per fotografare i beni culturali italiani e inserirli su Wikipedia, e quindi permetterne anche un uso commerciale, dobbiamo avere un'autorizzazione da tutti quelli che li gestiscono, anche se il diritto d'autore è scaduto da secoli o millenni. Questo vincolo sui beni culturali è un terribile ostacolo per documentare il nostro patrimonio su Wikipedia e digitalizzare tutti i nostri musei. In verde potete vedere sulla mappa le autorizzazioni e le foto che abbiamo raccolto in 10 anni di lavoro sul concorso fotografico Wikilos Monuments. Anche se abbiamo persino il patrocinio e la collaborazione dell'ANCI, l'attuale procedura per le autorizzazioni impedisce e rallenta enormemente il contributo attivo dei cittadini. Il pubblico dominio non deve essere ostacolato dal codice dei beni culturali. Le restrizioni imposte nel nostro paese dal codice dei beni culturali sono uniche a livello internazionale. Limitano l'accesso dei cittadini ai loro contenuti e dati, pubblici e in pubblico dominio, e sono in conflitto con l'open government, l'open data, l'open access e l'open science. Noi chiediamo che la direttiva europea sia recepita in Italia senza restrizioni e ostacoli e che sia permesso alle istituzioni come biblioteche e archivi di beneficiare delle eccezioni previste. Lascio ora la parola alla collega di Creative Commons, Deborah De Angelis, per gli aspetti più tecnici. Grazie, allora passiamo al suo collega. Manca l'audio? Sì, manca l'audio. Scusate, non si era tolto. Allora, buongiorno di nuovo, sono l'avvocato Deborah De Angelis, rappresento il capitolo italiano di Creative Commons, che è un'associazione internazionale non profit conosciuta per voler adattare i principi del diritto d'autore all'utilizzazione delle opere dell'ingegno, fondendo la cultura della condivisione in tutto il mondo. Conosciute infatti sono le 6 licenze di diritto d'autore e gli strumenti di pubblico dominio messi a disposizione gratuitamente da Creative Commons e con i quali ad oggi sono più di 2 miliardi di opere condivise in tutto il mondo. E ancor più però Creative Commons si identifica anche come un movimento internazionale che unisce milioni di persone denti che condividono lo stesso ideale, cioè la condivisione del sapere e della cultura, che rappresenta un volano per la crescita e il rilancio sia dell'imprenditoria culturale, dell'industria creativa e del turismo, nonché delle attività di studio e di ricerca scientifica. Noi collaboriamo con le istituzioni pubbliche e i soggetti privati per la promozione e il sostegno di tutte le attività relative all'open access, all'open culture, all'open education e all'open science.
Lavoriamo a livello locale attraverso la collaborazione di volontari e del nostro membro istituzionale, che è l'Istituto di Informatica Giuridica e di Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La direttiva in commento, per la prima volta, come è noto, introduce delle eccezioni obbligatorie a favore sia degli istituti di istruzione che degli istituti di tutela del patrimonio culturale, e ossia a favore di quegli enti che svolgono un'attività fondamentale volta appunto alla divulgazione del sapere e della cultura. Da un'analisi generale dello schema di recepimento ci sembra che la propensione del legislatore nazionale sia quella di restringere anziché di valorizzare le norme a favore del bene comune. È necessario quindi che le eccezioni siano recepite in modo coerente allo spirito del legislatore europeo. Questo per evitare effetti negativi sulla condivisione di contenuti culturali e avere un impatto sulla possibilità che gli istituti culturali possano oggi realizzare la loro funzione istituzionale di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso la digitalizzazione. Una non coerente implementazione delle eccezioni obbligatorie ridurrebbe l'accesso alla cultura e alla conoscenza da parte degli utenti e porrebbe anche il rischio per il nostro Stato di essere sottoposto a delle procedure di infrazione. Ho riassunto in questa slide in maniera molto sintetica e non andrò a porre l'accento su le singole problematiche che abbiamo riscontrato nel recepimento delle eccezioni per attività di estrazione di test di dati, attività didattiche nella conservazione e anche nella disciplina delle opere fuori commercio, in quanto rimando esaustivamente al documento che abbiamo già depositato. Vorrei invece spendere qualche parola in più sul recepimento dell'articolo 14, che appunto è un principio generale obbligatorio di ricezione obbligatoria e che pone la regola affinché l'intento del legislatore europeo sia adempiuto, cioè la creazione di un pubblico dominio digitale europeo. Per cui ciò che è in pubblico dominio deve restare in pubblico dominio, e questo è espresso chiaramente dalla dizione dell'articolo 14 della direttiva, che richiede appunto che la riproduzione fedele di un'opera delle arti visive in pubblico dominio non sia soggetta a diritto d'autore e diritti connessi, qualora appunto non abbia il carattere della creatività, quando appunto la riproduzione sia fedele. Nel recepimento del principio da parte del legislatore italiano notiamo una ingiustificata distinzione tra ciò che sono le opere delle arti visive in pubblico dominio, che godrebbero quindi dell'applicazione del principio, e i beni culturali pubblici in pubblico dominio, che invece non gioverebbero della nuova disciplina a tutela del pubblico dominio digitale, in quanto ancorati ad un ulteriore strato di protezione posto dal codice dei beni culturali, che impone un diritto di proprietà dominicale da parte dell'amministrazione pubblica sulla riproduzione digitale del bene culturale, quindi non più sul bene fisico stesso, e che non ha limiti di tempo. Questo ovviamente vanificherebbe totalmente l'applicazione del principio così come stabilito dal legislatore europeo nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto sarebbe necessario, oltre che la formale eliminazione di quell'ultimo inciso che è presente nell'articolo 32, che introduce la disposizione dell'articolo 14 della direttiva, ma sarebbe necessario, da un punto di vista sostanziale, andare anche a modificare l'articolo 108 del codice dei beni culturali nella parte in cui ancora limita la libera riproduzione e divulgazione di beni
culturali in pubblico dominio alle utilizzazioni anche per fini commerciali. Questo per far sì che la disposizione di cui all'articolo 14 diventi effettivamente norma vivente anche all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, perché il pubblico dominio nella sua veste digitale è patrimonio della collettività e il libero accesso alla conoscenza condivisa del nostro patrimonio culturale nel cyberspazio è un diritto fondamentale dell'umanità stessa e ciò porterebbe il nostro Stato ad avere una pari dignità alla, diciamo, alla stessa stregua degli altri paesi europei. E io vi ringrazio per l'attenzione e rimandiamo ovviamente a quanto già scritto nelle nostre osservazioni e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Grazie, apro la discussione se ci sono interventi. Senatrice Mora. Solo una domanda al volo proprio. Questo problema che sollevate ovviamente riguarda per lo più la parte relativa alle immagini, più che Wikipedia in quanto tale. Ho capito male? Vuoi rispondere tu, Yolanda? Sì, le immagini è senz'altro il tema centrale per noi. Tutto quello che è fotografie dei beni culturali dobbiamo richiedere ogni anno delle autorizzazioni che sono veramente un grandissimo ostacolo. Per quanto riguarda i testi, chiaramente se vogliamo utilizzare i testi di siti internet, di siti culturali, il materiale, anche i documenti ovviamente, c'è sempre il tema dell'autorizzazione, quindi deve essere un pubblico dominio oppure rilasciato con delle licenze compatibili rispetto ai nostri siti, quindi licenze aperte che permettono l'uso commerciale. Una domanda io, perché prima Mediaset... no, scusate, la Società Italiana di Ingegneria Culturale ci ha spiegato che in Inghilterra e in Francia c'è un discreto business sulla vendita di immagini digitali di beni culturali. Come si concilia questa cosa con... Prego. Si concilia perfettamente con quanto stabilito dal considerando 53 della direttiva stessa, che non esclude la possibilità per le amministrazioni culturali di poter vendere le riproduzioni digitali ad alta qualità, indipendentemente dalla possibilità di chiunque di poter usufruire del patrimonio culturale pubblico in pubblico dominio. Il considerando 53 fa riferimento alla vendita di cartoline in maniera un pochino semplicistica, ma è ovvio che questo può essere comunque ampliato a qualsiasi possibilità anche di produzione, per esempio, di edizioni ad alto, diciamo, valore artistico, quindi i musei potranno continuare a vendere all'interno dei loro shop o comunque gli archivi potranno continuare a vendere le loro riproduzioni. Sta di fatto che la vendita in quanto tale di riproduzione digitale ci sembra che da un esame dei bilanci non sia effettivamente così rilevante per l'ordinamento giuridico italiano. Va anche forse menzionato? No, quindi ci si potrebbe avvantaggiare, no, di questa possibilità in un'ottica di rinascita anche del settore culturale. È anche importante menzionare il concetto di monopolio. Al momento c'è un monopolio per cui serve un'autorizzazione per poter fare usi commerciali. Nel caso in cui il materiale sia reso disponibile, anche altri possono fare attività commerciale. E questo va a beneficio di tanti. Permette un uso su siti internet, permette un uso della pubblicità, tantissimi usi che sono comunque molto vicini a quello che è il concetto di open data e open government, cioè un'apertura alla società civile, alla società e alle aziende di contenuti per altri usi. Vorrei solo fare un'ultima puntualizzazione. Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, in un'audizione al Senato ha detto che
ha deciso a un certo punto di liberalizzare la possibilità di fare immagini del Museo Egizio, che essendo una fondazione non è legato al codice dei beni culturali, perché ha scoperto che guadagnava 15.000 euro l'anno con la cessione dei diritti e gli costava alla persona che li gestiva 45.000 euro l'anno. Quindi è vero che da un punto di vista teorico si può parlare di guadagni degli enti. Da un punto di vista pratico, se il Museo Egizio di Torino, che non è certo l'ultimo arrivato, ha fatto i suoi conti, ha detto meglio farsi pubblicità liberalizzando le immagini che guadagnare pochi euro con la concessione dei diritti, forse è meglio appunto avere questa possibilità. Va bene, grazie. Non so se ci sono altri interventi, non mi sembra, quindi vi ringrazio per il vostro contributo e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.